Va bene, allora iniziamo la seduta del question time sulle, con le interrogazioni. Prima interrogazione presentata dal consigliere Mancini e Fiorini. Risponde l'assessore Chianella. Interventi urgenti per il ripristino del tratto della statale 73 bis di Bocca Trabaria. Buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Ancora il tema della viabilità al centro della, diciamo, di questa agenda politica. In particolar modo stiamo parlando dell'Alta Valle del Tevere, di un comprensorio diciamo confinante con le Marche, e in merito alla strada in oggetto stiamo parlando di una delle strade più antiche che ha messo da sempre in comunicazione, Assessore, l'Alta Valle del Tevere con il comprensorio delle Marche. Di questa strada addirittura c'è traccia come interesse economico addirittura dal 1500, tant'è che sulla base di questa, diciamo, tradizione importante di relazione economico, ma mi permetto anche di dire spirituale, perché una delle realtà dal punto di vista di devozione, parlo di Santa Veronica Giuliani, nata nel comune di Mercatello, ha da sempre, diciamo, avuto relazioni con il comune di Città di Castello, della Val Tiberina e del comune di San Giustino. In pochi anni, come lei saprà e si sarà documentato, questa tratta importante, la cosiddetta strada di Bocca Trabaria, si è interrotta per più volte a seguito di eventi franosi. Questo ha, diciamo, determinato, Assessore, l'aggravio notevole dei tempi di percorrenza di imprenditori, pendolari e studenti che da sempre, come dicevo prima, hanno avuto relazione con il comprensorio umbro-toscano della Val Tiberina, con chilometri di percorrenza di oltre 100, passando per i comuni di Apecchio addirittura. Tutto questo ha reciso ormai in maniera pressoché definitiva i rapporti economici e anche sociali, con disagi importanti, anche con ricadute occupazionali. Io le chiedo questo, so che ANAS a suo tempo aveva fatto un intervento, ma a quanto pare non lo ha fatto analizzando tutto il percorso. Non possiamo più permetterlo, perché voglio ricordare che sullo stesso comprensorio dal 2000 non è stata terminata, come precedentemente ho fatto, Assessore, la cosiddetta galleria della Guinza E78, che ormai da quasi 20 anni è lì, che è incompiuta. Quindi io, a nome, penso, dei rappresentanti delle istituzioni dell'Alta Valle del Tevere, dei comuni e degli imprenditori, le chiedo un intervento e le domando a che punto è questo intervento, perché per noi è questa situazione ormai intollerabile. Quindi aspetto con interesse la sua risposta per poi dedurre le mie valutazioni. Sì, in effetti il 15 marzo di quest'anno si è verificato un dissesto franoso esattamente al chilometro 16 più 550 della statale 73 bis di Bocca Trabaria, nel comune di San Giustino, e in prossimità del confine umbro-marchigiano tra le province di Perugia e Pesaro-Urbino. La frana è stata determinata sostanzialmente dalla circolazione di acque di infiltrazione all'interno delle fratture di roccia basale. Ha interessato la carreggiata per un'estesa di circa 150 metri, determinandone l'immediata chiusura al traffico, ovviamente per ragioni di sicurezza. L'ANAS ha immediatamente effettuato una campagna di indagini geognostiche al fine di individuare le modalità operative necessarie per la progettazione e successiva esecuzione dei lavori di ripristino. Gli interventi, il cui importo complessivo ammonta a circa 1 milione di euro, prevedono la realizzazione di una berlinese di micropali a sostegno del versante. La berlinese di micropali è tecnicamente una, diciamo così, una paratia. A sostegno del versante infrane, un muro di sottoscarpa di altezza media pari a circa 6 metri, oltre alla ricostruzione completa della carreggiata stradale interessata appunto dal fenomeno franoso. L'immediata attivazione della struttura di ANAS ha consentito di ultimare la redazione ad oggi del progetto esecutivo e le relative attività di verifica propedeutica all'approvazione del progetto e all'avvio di procedure di gara che saranno avviate in questi giorni.
tenuto conto dei tempi necessari per l'esperimento delle procedure d'appalto, anche in considerazione del notevole importo a base d'asta, si può stimare che la consegna effettiva dei lavori non potrà avvenire prima della fine del prossimo mese di luglio. Considerata inoltre la delicatezza degli interventi da porre in essere, accentuata dalla particolare conformazione del territorio della zona in questione, i lavori verranno conclusi, secondo appunto il cronoprogramma che è stato redatto, entro l'anno in corso, salvo condizioni ovviamente atmosferiche sfavorevoli. Nello specifico ci troviamo ovviamente su un passo appenninico, quindi con il rischio di nevicate che generalmente iniziano nel periodo autunnale e che potrebbero, tra virgolette, far slittare l'ultimazione dei lavori alla prossima primavera. Detto questo, ovviamente la Giunta e il sottoscritto sono attenti perché il cronoprogramma venga rispettato e stiamo sollecitando con una interlocuzione direi quotidiana perché i lavori vengano appunto realizzati nel miglior modo possibile per riaprire questo importante collegamento ovviamente con le Marche. Grazie Presidente, grazie Assessore. Prendo ovviamente nota e conoscenza di questa scadenza del fine luglio, riconosco ovviamente il suo impegno, Assessore. Mi preme evidenziare in quest'Aula una critica ad ANAS che non è ovviamente attinente all'amministrazione di questa Regione, non è attinente al suo assessorato, ma lo voglio fare pubblicamente perché si sappia in modo chiaro una certa divisione delle responsabilità. Questo è il luogo che è giusto deputato a questo scopo. Siccome lo ribadisco davanti a lei, non si è prevenuto questo incidente, e perché avendone avuti chiaramente in quello stesso tratto ovviamente altri che hanno determinato le interruzioni di più di un anno e mezzo, nella stessa maniera si potrebbe prevedere che in quel tratto, come lei ha ricordato, nel tratto Umbro, e quindi una responsabilità tutta in capo al compartimento Umbro, essendo molto più scosceso del lato Marchigiano, bisognava visionare e attenzionare tutto quello che era il rischio idrogeologico. Perché è evidente che se crolla qualcosa più a sud di quella strada o più a nord, l'intero tratto di fatto va monitorato. Questo rientra in quei famosi buoni propositi, buoni procedimenti, Assessore, che dovrebbero riguardare e stimolare quindi lei affinché venga svolto, che le manutenzioni sono necessarie, cioè le manutenzioni che molte volte sembrano quantomeno inutili, prevengono e prevedono poi certi incidenti. Le voglio anticipare fin da adesso, e la ringrazio del suo intervento, che sarà oggetto di una prossima interrogazione la strada 320 di Cascia, per quanto riguarda, sempre di competenza di ANAS, se non sbaglio dal primo di giugno, il cosiddetto riaffido delle reti stradali regionali ad ANAS, perché ha avuto modo durante le celebrazioni di Santa Rita, abbiamo potuto visionare, ho potuto ascoltare le attenzioni dei cittadini di quel comprensorio. La ringrazio. Continuiamo con le interrogazioni. La prima, l'oggetto numero 100, 18 ottobre 2017, presentata dalla consigliera Casciarri, fascicolo sanitario elettronico, necessità di inserimento anche della cartella psichiatrica nella fase di sperimentazione del fascicolo medesimo. Intendimenti della Giunta regionale a riguardo. Risponde l'assessore Barberini. Grazie Presidente. Sì, il tema è molto attuale, si parla di fascicolo sanitario, di cartella elettronica del paziente, soprattutto anche nel caso della mia interrogazione di psichiatria. Quello dell'agenda digitale dell'Umbria è uno dei temi del programma delle linee guida per la legislatura 2015-2020 cardine, e tra questi quello che riguarda appunto la salute elettronica. Del fascicolo elettronico ha parlato da poco l'assessore, illustrando poi la fine della sperimentazione, della fase sperimentale che è stata avviata qualche tempo fa e che ha visto il coinvolgimento di diversi medici e in una prima approccio alla cartella elettronica.
E questa possibilità significa per i cittadini soprattutto massimizzare i benefici dell'innovazione, migliorare il livello del servizio per l'utente, ma soprattutto anche ridurre sia le diseguaglianze anche duplicazioni e inefficienze nel caso di mancata comunicazione tra i medici. Ma significa anche avere una base importante e definita per la telemedicina e la teleassistenza, per le consultazioni a distanza, per i controlli extraospedalieri, perché anche il medico di medicina generale ne è detentore, e per il monitoraggio degli assistiti. E sicuramente un migliore comfort, visto che nel fascicolo elettronico saranno presenti le informazioni che li riguardano non solo dal punto di vista della storia clinica, ma anche di esami e diagnostica della sua che riguardano se stesso. Il sistema sul fascicolo elettronico consente al cittadino di gestire i livelli di consenso fino al singolo documento, cioè sarà il cittadino che, oltre ad attivarlo attraverso un sito web, consentirà di rendere pubblici quello che ritiene più opportuno. E questo varrebbe per tutti, compresi naturalmente i pazienti affetti da patologie psichiatriche. Su questo mi vorrei puntualizzare la mia attenzione. L'Umbria, l'abbiamo visto anche purtroppo dalle audizioni, insomma, ha bisogno di un'attenzione particolare per la psichiatria, e abbiamo anche un triste primato, visto che nel 2015 siamo una delle prime regioni per uso di farmaci antidepressivi. E sono moltissimi e in continuo aumento la presa in carico di pazienti con problemi psichiatrici presso le strutture sanitarie regionali, con un'età che si sta abbassando, sempre più adolescenti sono coinvolti in questo disagio. I dati ISTAT relativi addirittura all'ospedalizzazione per disturbi psichiatrici aggiornati al 2015 riportano ben 2678 persone, pazienti affetti, per cui è stato addirittura necessario un ricovero presso una struttura. In Umbria la rete dei servizi rivolti all'area psichiatrica è costituita da due dipartimenti di salute mentale e quindi è ben strutturata. E dall'altra parte però vorrei far presente che i pazienti psichiatrici sono soggetti molto complessi, perché è complessa la diagnosi, è complessa la cura e soprattutto sono soggetti che spesso hanno delle ricadute, per cui l'intervento tempestivo ed efficace non solo dello specialista ma anche del medico di base, soprattutto nella definizione del trattamento farmacologico, risulta essenziale per l'esito di una eventuale non ospedalizzazione. Già a partire dal 2014 la Regione si è dotata di un sistema informativo sulla salute mentale. Nel corso del 2017, ricordo che questa interrogazione è stata depositata il 26 settembre 2017, nel corso del 2017 il sistema informativo della salute mentale doveva essere implementato con una soluzione integrata di cartella clinica, quindi già i servizi della salute mentale avevano un proprio sistema informativo per scambiarsi le informazioni. Apprendo appunto dalle notizie che l'assessore ha dato da pochissimo a fine aprile che la sperimentazione del fascicolo elettronico andrà avanti implementando quel nucleo minimo di informazioni che erano nella sperimentazione, il cosiddetto patient summary, che era semplicemente una storia che produceva il medico di famiglia e contenente anche i referti di laboratorio. Quindi chiedo all'assessore, visto anche la sua attenzione, con quale tempistiche si integrerà il fascicolo sanitario elettronico e quindi il sistema informatico con i sistemi informatici della psichiatria,
così da avere in tempo reale a disposizione, qualora il paziente naturalmente darà il proprio consenso, delle informazioni tempestive nel caso di pazienti che sono stati presi in carico dai centri di salute mentale, e questo soprattutto per quello che riguarda la terapia farmacologica, perché insomma i farmaci in questo ambito sono dei farmaci insomma complessi da gestire e ognuno poi ha una propria risposta, quindi avere una storia anche clinica del paziente credo che possa aiutare non solo lo specialista ma anche il medico di medicina generale. Assessore, risponde. Sì, grazie, mi scuso per il ritardo, ma stranamente eravamo proprio occupati in un'iniziativa e parlavamo di salute mentale, di una iniziativa, da 3 giorni di riflessione a tutto tondo su questo e su questi aspetti. E quindi, diciamo, come? E quindi, ecco, insomma, ecco, volevo giustificare il mio ritardo per questa ragione. L'interrogazione attiene al fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico è uno strumento che la nostra regione, dopo una fase di sperimentazione di alcuni diversi mesi, verrà introdotto in forma graduale a partire dal secondo semestre del 2018. Il fascicolo sanitario elettronico è sostanzialmente una raccolta, della documentazione, della una sorta di carta d'identità della salute del cittadino, nel quale vengono conservati tutte le refertazioni, tutta la salute e la storia clinica di ogni cittadino. Il vantaggio qual è? È quello di avere a disposizione uno strumento informatico da dove poter acquisire, verificare la storia, le cure, le terapie che sono state praticate realizzate per ogni cittadino, e permettere quindi al medico, al professionista di agire con efficacia e con tempestività. L'evoluzione prevede che dopo la prima fase, che viene alimentata sostanzialmente dai medici di medicina generale, ci sarà una seconda fase, già comunque nel corso dell'anno 2018, dove nel fascicolo sanitario confluiranno ulteriori documenti sanitari, quali ad esempio il verbale di dimissione dei pronti soccorso, le lettere di dimissioni delle presidi ospedaliere, le prescrizioni di specialistica e di farmaceutica e dei referti di radiologia. Quindi sostanzialmente la vera storia di salute di ogni cittadino. Il progetto prevede che tutti i dati sanitari gradualmente confluiscano nel fascicolo sanitario e quindi anche i dati della cartella psichiatrica. Ad oggi ci sono però 2 elementi di criticità che in qualche modo potrebbero ritardare questa alimentazione, quantomeno per questi dati. E quali sono? Il primo è tutto interno aziendale, ma che o meglio delle nostre aziende, è che le cartelle cliniche delle psichiatriche in Umbria sono al momento utilizzate solo in 4 strutture sanitarie territoriali, e quindi questa situazione in qualche modo impedirebbe una sorta di presenza capillare, omogenea e diffusa in tutto il territorio regionale. Non avrebbe senso ovviamente caricarne solo alcuni e altri dimenticarli o conservarli solo a livello cartaceo. Ulteriore elemento è sicuramente quello che deve essere definito a livello nazionale lo standard documentale. Nella sostanza l'ambizione e l'utilità del fascicolo sanitario elettronico non può essere limitata al territorio del servizio sanitario, di ogni singolo servizio sanitario regionale, ma deve esserci una accessibilità anche portabile, insomma estendibile al di fuori del territorio regionale in cui il cittadino vive. Quindi lo standard documentale è elemento necessario, direi imprescindibile, per poter caricare, alimentare i dati del fascicolo sanitario elettronico, ma in maniera omogenea e diffusa su tutto il territorio nazionale, affinché appunto ci sia questa possibilità
di lettura. Quindi diciamo gli elementi, l'architettura informatica e organizzativa prevede sicuramente che ci sia la possibilità di inserire all'interno del fascicolo sanitario elettronico questi dati, i dati sulla salute mentale. Dobbiamo organizzare meglio le nostre aziende affinché queste cartelle vengano rese disponibili in tutte le strutture che si occupano di salute mentale, e comunque però aspettare, diciamo, le indicazioni nazionali affinché questi dati appunto vengano in qualche modo caricati in maniera omogenea in tutti i fascicoli sanitari presenti nelle diverse regioni di questo Paese. Grazie. Replica della consigliera Casciari. Sì, grazie. Infatti il tema appunto era quella di una disomogeneità tra le strutture psichiatriche, e mi auguro che insomma venga al più presto anche sanata, perché quello di avere la possibilità, poi questi sono pazienti che spesso insomma si muovono nel territorio, cercano risposte anche diverse, avere la storia clinica di un paziente psichiatrico credo che possa aumentarne non solo la qualità della vita, ma anche l'efficacia dell'intervento. Quindi mi auguro che insomma intanto l'omogeneizzazione a livello delle strutture e poi l'inserimento e la possibilità che i medici di medicina di base abbiano coscienza del percorso fatto da ciascun paziente. Passiamo all'interrogazione numero 132, presentata dal consigliere Squarta, indirizzata all'assessore Barberini, su chiarimenti riguardo al rispetto dei tempi delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, sull'applicazione del decreto legislativo 29.498. Numero 124, ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'articolo 59,50 della legge 27.12.97, numero 449. Prego, consigliere Squarta. Grazie, Presidente. Premesso che l'articolo 3 del decreto legislativo del 98.124 stabilisce che le regioni sono tenute a disciplinare i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano entro 30 giorni dall'efficacia della disciplina regionale il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa, e che rispetto a tale termine è data comunicazione all'assistito al momento della presentazione della domanda della prestazione, nonché idonea pubblicità con cura delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere. Visto l'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, con il quale il Governo e le Regioni hanno convenuto sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa, integrando i livelli essenziali di assistenza sanitaria già definiti nel 2001 con apposite linee guida. Tenuto conto dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta dell'11 luglio 2002, con il quale il Governo e le Regioni hanno convenuto sulle indicazioni per l'attuazione dell'accordo del 2002 su modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste d'attesa, vista la deliberazione della Giunta regionale del 2016, la 498, con la quale la Giunta ha stabilito i tempi di attesa per l'accesso a visite mediche ed esami diagnostici, appreso dagli organi di stampa che la Federconsumatori, nella persona del suo Presidente, si sta attivando per chiedere il rispetto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 124 del 98, il quale prevede che qualora l'attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal Direttore Generale, ai sensi dei commi 10 e 11, l'assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale del cui ambito è richiesta la prestazione la misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l'effettivo costo di quest'ultima sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l'assistito sia esente dalla predetta partecipazione, l'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono in misura uguale l'intero costo della prestazione. Cioè, se io faccio un esame diagnostico, per esempio una gastroscopia, e vado al CUP e la mia lista di attesa è superiore alla richiesta del medico, se io vado in intramenia non devo pagare la somma che oggi viene fatta pagare per l'intramenia, ma solo esclusivamente il costo del ticket.
agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria si farà fronte con le risorse di quell'articolo 13 del decreto legislativo 92 numero 502. Constatato che altre regioni si stanno organizzando o si sono già organizzate per recepire le indicazioni del predetto decreto legislativo, il quale al comma 12 stabilisce che le regioni provvedono ad imputare gli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all'erogazione delle prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria alle risorse di quell'articolo 13 del decreto legislativo del 1992 numero 502, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato. Quindi interrogo la Giunta regionale per sapere se la Regione Umbria intende applicare questo disposto di commi 10 e 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 124 del 98, i quali riconoscono il diritto agli utenti di essere informati riguardo i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e di poter usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, da parte dell'azienda sanitaria di riferimento di attività libero professionali in regime intramenia senza alcun onere aggiuntivo. Bene, prego Assessore Barberini. La questione oggetto dell'interrogazione è alla particolare situazione delle liste d'attesa per le prestazioni specialistiche e per l'attività di diagnostica, solo per ricondurla a un tema che esula un po' dalle questioni numeriche legislative citate giustamente nella interrogazione. La Regione dell'Umbria ha lavorato in questi anni per cercare di ridurre, contenere in maniera significativa i tempi di attesa per svolgere questo tipo di attività, questo tipo di prestazioni. Lo abbiamo fatto introducendo quale prima regione, ad esempio, il meccanismo di ERAO, cioè che vengono definiti appunto raggruppamenti omogenei di attesa. Viene nella sostanza individuato all'interno dei RAO alcune prestazioni che debbono essere garantite con tempi graduati in base alla esigenza che viene certificata dal medico. Sulla base di questa esigenza viene definita una tempestività di erogazione, tempi certi nella erogazione della prestazione, e questi appunto vengono attraverso una codifica delle prestazioni. Non solo, è anche stato potenziato la presa in carico della ricetta, cioè laddove il cittadino fa una determinata richiesta che è all'interno dei RAO e lo sportello CUP non è in grado di assicurare quella prestazione, di fissare una data entro i limiti previsti appunto dal RAO, e il back office consiste nel trattenere la ricetta e comunicare successivamente al cittadino la data entro cui la prestazione richiesta può essere svolta ed assicurata. Ancora, si è provato a dare una risposta, e questo con una delibera di giunta dello scorso anno, per garantire a determinate situazioni o anche a determinate patologie una prestazione, o meglio prestazioni all'interno del distretto di appartenenza, cioè questo per evitare che ci siano cittadini, pazienti più fragili a cui viene richiesto uno spostamento per l'esecuzione della prestazione al di fuori della propria città o del proprio distretto, ove ovviamente questo è possibile realizzare. Per intenderci, il paziente oncologico, il pediatrico, la prestazione per pazienti con neoplasie, ecco, proviamo ad assicurare prestazioni all'interno del proprio distretto. Altro elemento che vogliamo provare, e stiamo introducendo anche qui con la delibera del 2016, una sorta di presa in carico per le prestazioni programmate. Per intenderci, laddove ci sono particolari trattamenti diagnostici che sono prevedibili
penso ad esempio alle prestazioni post intervento chirurgico nel caso di neoplasie, che sappiamo che ogni tot mesi debbono essere garantite determinate attività diagnostiche, bene, in quel caso si prova a programmare fin dal momento iniziale i vari interventi che debbono essere realizzati sulla base di, appunto, di standard clinici già definiti, e quindi questo evita al cittadino sostanzialmente di ricorrere a fare tutta la trafila medico-medicina generale, prenotazione, pur sapendo che all'interno di un determinato periodo di tempo debbono essere assicurati determinate prestazioni. Noi abbiamo provato ad agire su questo versante, ancora con un potenziamento ulteriore di persone, di professionisti, di attrezzature, per cercare in qualche modo di contenere ancora di più il fenomeno delle liste d'attesa, sapendo bene che però il meccanismo dei RAO è un meccanismo che è stato introdotto dalla Regione Umbria insieme alla provincia autonoma di Trento, e queste sono state i due servizi sanitari regionali che hanno introdotto questo meccanismo, e che sta sostanzialmente oggi è copiato anche da altre realtà, a dimostrazione di una efficacia e di una tempestività, di una presa in carico, di una programmazione e di una qualità sostanzialmente assistenziale. Non abbiamo in qualche modo oggi ancora dato esecuzione al tema che viene posto nella interrogazione, perché siamo convinti che le attività, le organizzazioni e le implementazioni che abbiamo inserito e che assicureremo nei prossimi mesi porteranno a un progressivo riduzione dei tempi dei tempi d'attesa. Tra l'altro anche la verifica è stata fatta qualche mese fa all'interno della Commissione di Garanzia, dove si è visto che i tempi all'interno dei RAO, e quindi tutto ciò che è urgenza e tutto ciò che deve essere assicurato con tempestività e con priorità, i tempi si stanno via via contenendo e diminuendo in tutto il territorio regionale. L'esperienza che viene in qualche modo indicata dall'interrogante è un'esperienza che altre regioni, o meglio un paio di regioni, hanno provato ad studiare, ma la cui applicazione non è ancora stata realizzata puntualmente, è solo in fase di studio, perché anche le altre regioni che hanno individuato questo aspetto, cioè la possibilità di rimborsare nel caso in cui non viene assicurata la prestazione nei tempi individuati, tempi che abbiamo ovviamente codificato, è una situazione a cui appunto le altre regioni stanno provando a definire, ma ancora non c'è stata piena attuazione. L'esempio da lei citato nella interrogazione, se ben ricordo, è quello della Emilia Romagna, che si trova nella medesima e stessa situazione e fattispecie della nostra comunità regionale. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Ma io rimango un po' esterefatto dalla risposta dell'Assessore, perché in realtà lui non risponde a quello che ho detto io, dicendo in realtà sì, questa normativa c'è, però noi non l'applichiamo perché siamo convinti che con il nostro programma di abbattimento di liste d'attesa quei tempi riusciremo ad abbatterli. Allora dico io, se c'è una normativa nazionale, questo decreto legislativo del 1998, la Toscana ha iniziato ad applicarlo. Per cui un cittadino, se viene superato il termine che lei diceva poc'anzi della lista d'attesa, glielo devo dire al CUP, che in realtà se va in intramenia non deve pagare la cifra maggiore che oggi paga, ma deve pagare solamente il ticket. Mi sembra assurdo che questa normativa non venga applicata, e che lei mi dice che non si applica perché tanto voi avete un programma di abbattimento delle liste di attesa che prima o poi queste liste le abbatteranno. Però oggi il cittadino che va a prenotare al CUP una visita, un esame diagnostico, una visita specialistica, se la lista di attesa è lunga, va in intramenia e paga una cifra che non dovrebbe pagare, perché dovrebbe pagare solo il ticket. Quindi lei sostanzialmente mi ha confermato che quello che diceva la Federconsumatori è giusto, che questa normativa alcune regioni la applicano, poi l'ho fatta vedere anche la Toscana la sta applicando, è uscita anche sui giornali, non capisco perché non la vogliamo applicare, dicendo
Adesso tanto riusciremo ad abbattere le liste d'attesa, quindi io vi invito ad applicarla.